Allora, coach, una gara in perfetto stile playoff, aperta ad ogni risultato. Giudizio? Intanto che è stata una bellissima partita a livello agonistico, proprio bella, proprio una gara da playoff e per me è stato un piacere giocare di nuovo in questo palazzetto con una squadra contro, con la mia squadra ambiziosa, contro una squadra ambiziosa, perché tanti tanti anni fa, più di 30 anni fa, muovevi i primi passi come allenatore nelle giornate della Fortitudo, proprio contro i mostri sacri di Rimini, Ruggeri, Ferroni, Semprini, coach Papini, coach Bernardi, coach Carasso, e quindi per me è stato molto bello tornare a giocare su questo campo e vedere un progetto così importante come lo è il nostro di Rieti, con l'augurio che tutte e due queste società si ritrovino in A2 il prossimo anno. Detto questo, è stata una partita molto maschia, sicuramente con un buon livello di energia difensiva da parte di entrambe le squadre. Probabilmente non abbiamo visto grandissima qualità perché non tutti i giocatori sono al meglio della condizione fisica, quindi magari ci sono stati errori e credo che questo genere di partite possa essere fra qualche mese ancora più brillante come qualità tecnica. Oggi forse su certi aspetti hanno prevalso le difese, tranne per la bellissima prestazione balistica di Tassinari, che probabilmente avremmo dovuto difenderlo con maggiore aggressività, che ha prodotto una partita di altissimo profilo. Direi che è suo il merito di questa vittoria. Al di là dei meriti come squadra di Rimini, credo che Tassinari, con i suoi 32 punti e più 11 di plus minus, sia stato veramente l'MVP indiscusso di questa partita. Noi abbiamo fatto fatica a rimbalzo, abbiamo preso 13 rimbalzi in meno. Devo sottolineare la bellissima energia dei miei giovani, grazie a loro siamo rientrati in partita, quindi devo fare un plauso a Omar Dieng, a Lorenzo Piccin, a Okievic, con loro in campo c'è stato il recupero da meno 15 a meno 2, mi sembra. E hanno portato veramente qualcosa di importante. E globalmente tutto questo mi fa pensare che noi siamo molto competitivi, potevamo vincere questa partita. In che modo avremmo vinto questa partita? Con maggior convinzione nei nostri mezzi, soprattutto a livello difensivo. Dal mio punto di vista, come squadra, in alcuni possessi abbiamo lasciato canestri facili, soprattutto a Tassinari, ma non solo a lui, che hanno permesso a Rimini di prendere fiducia. Quindi è stato buono il nostro inizio, buono il quarto quarto, ma nella parte centrale della partita abbiamo perso il filo in certi momenti della qualità difensiva. Quindi non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di solidità per 40 minuti in difesa. Questo non l'abbiamo fatto. L'avessimo fatto con continuità avremmo portato via la partita. E questo, su questo recrimino, chiedo ai miei giocatori di crederci, di essere convinti che noi possiamo costruire delle imprese partendo dalla solidità dietro, perché è lì che in certi momenti, ripeto, abbiamo perso il feeling con la partita, pur giocando senza Claudio Ndoia, pur avendo giocatori che si è visto oggi sono ancora indietro di condizioni. Buonasera, coach, sono Davide Scorrettini, faccio Ciao. parte. Faccio una domanda un po' più spinosa. Lei ha parlato giustamente di trovare un'identità difensiva, però dal punto di vista della costruzione del gioco e di identità offensiva, oggi almeno vedendo la partita distante dagli spalti, ho potuto contare pochissime azioni costruite sotto canestro e sempre di più, come capita nei momenti difficoltà per questa squadra, il ricorrere ad un gioco estremamente perimetrale, affidandosi poi di fatto alla sorte del tiro da tre, può entrare come può non entrare. Qual è un modo per risolverli e per creare nuove alternative offensive? Ma c'è da dire questo, che noi abbiamo alcuni giocatori che possono avere solidità vicino a canestro. E un giocatore ancora fuori condizione che è Alberto Chiumenti, un giocatore è Claudio Ndoia che oggi non c'era, l'altro giocatore è Mario Gersetti, anche lui è stato fuori tra infortunio all'inguine e Covid per 7 settimane, quindi anche lui non è ancora nella migliore condizione.
Quindi stiamo facendo fatica, e la domanda è opportuna, è corretta, dentro l'area, con possessi vicino a canestro, proprio perché dobbiamo crescere con questi giocatori. E quindi credo che sia uno step che faremo quando saremo al completo, con un maggior numero di giorni assieme e di condizione fisica dei nostri lumi, perché quello è il settore che, come sai, è stato maggiormente bersagliato. E sicuramente non posso chiedere a Cinciarauli di essere lui il punto di riferimento, come lo è Rinaldi o come lo è Gersetti. Quindi credo che sia diciamo, un'area di miglioramento. Condivido la tua osservazione, però su questo bisogna dare tempo al tempo, perché se chiedo in questo momento, magari a Chiumenti o a Gersetti, di giocare qualche pallone in più, ci potrebbero essere delle difficoltà qualitative. Un'ultima osservazione, questa volta invece estremamente positiva. Ho visto una serie di time-out, soprattutto quella lamentata del quarto-quarto, in cui lei chiaramente ha portato in mano la squadra. C'è stata un'immagine molto bella che vorrei, magari chi era al palazzetto non ha potuto vederla, ma si è avvicinata a Nicola Stanic, che aveva le mani davanti al posto e un atteggiamento abbastanza remissivo nei confronti della partita, gli è privato di fare buon viso a cattivo gioco. Queste gare sono quelle che poi ritorneranno, cioè, sconfitte, ritorneranno utili poi andando avanti in playoff, e soprattutto che atteggiamento ha visto, non parlo dell'aspetto tecnico, ma proprio mentale, da parte dei giovani che hanno giocato gran parte della fase più cruciale della gara. Sì, parto da quest'ultima osservazione. Come ho già detto prima, i giovani, giovani. Alcuni atleti, Okevic, Piccin e Dieng, hanno dato un contributo importante in una fase delicata, quindi hanno spinto con la loro energia. In generale abbiamo necessità, dopo tutto questo periodo di assenze, di partite giocate incompleti, abbiamo proprio necessità di compattarci nell'energia positiva. Quindi l'immagine che hai colto te, proprio il succo è: noi in questo momento abbiamo bisogno individualmente di contribuire con energia, con supporto, con entusiasmo, con fiducia, credendoci, e trasmettere questo al gruppo squadra. E abbiamo margini da questo punto di vista, ma recrimino per questa partita, perché noi oggi potevamo uscire con 2 punti facendo poco, non tanto di più. Poco di più, come energia vera e qualità difensiva, anche con questa partita d'attacco. Domande, io ho solo un'ultima curiosità, forse, se la decisione di effettuare la rimessa alla fine dietro il vostro canestro anziché nell'altro campo di Rimini fosse legata al discorso della differenza canestri. Sì. Grazie, coach. Grazie mille.